What's up ragazzi, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video in cui, come avete letto dal titolo, andremo a fare una cosa un po' particolare, una cosa nuova che non abbiamo mai fatto sul canale, ovvero un video in cui cerchiamo di mescolare abilità e armature per fare una mesculanza, non so che lingua è, un po' particolare. Se ragazzi il video vi può piacere, questa specie di serie vi può piacere e volete altri episodi, fatecelo vedere con un bel like. E adesso andiamo subito a vedere di cosa andiamo a parlare oggi. Oggi andiamo a sperimentare il magico martellino volante del codice devastatore del titano, quindi la nuova super, in combo con la carezza della divinità larvale. Per quale motivo? Perché il perk della carezza della divinità larvale ci permette di aumentare i danni corpo a corpo quando facciamo una kill di corpo a corpo. Cosa vuol dire? Che se noi uccidiamo un nemico con un corpo a corpo o con il martellino lanciato, il danno aumenta e quindi potenzialmente potremo arrivare a shottare con il martellino lanciato, che è una cosa abbastanza figa. Questo set lo accompagniamo con lo Sturm, che è un cannone portatile ad alto impatto, così ci basta fare un colpo di Sturm e un martellino. Premetto che è un cannone portatile che non uso tipo dal primo meta, quindi non so bene come giocherò. Andiamo a provare il rista, perché purtroppo il perk della carezza è a tempo, quindi non è continuo ma dura tipo 4 secondi, quindi entro 4 secondi dobbiamo rilanciare il martellino. Sperando che abbiamo tanta gente intorno il rista, vediamo cosa riusciamo a fare. Ok, ho messo anche tutto il possibile per ricaricare il corpo a corpo più velocemente. E uno la... Bello, fantastico. Iniziamo proprio molto bene. No! Devo prenderlo. Ok, non mi interessa, basta che l'ho preso. Comunque non è facile per niente, ragazzi. Il martellino ha decisamente molto meno assist rispetto al coltellino del cacciatore. Caricati. Ok, potrebbe essere la volta buona. No! Ma porca miseria, ma tu lo one shot devi essere. Perché siete in troppi? Guardalo! Sì, ce l'ho! Sì, ce l'abbiamo fatta, pace! Oh, che bello, avete visto? Cioè, già dopo uno il martellino inizia a shottare. Grande, ok. Grande soddisfazioni. Questo rimane un one shot, le botte che deve prendere. Cioè, già dopo uno il martellino inizia a one shottare, che non è poco, ragazzi, se ci pensate. Cioè, raddoppia il danno. Non è per niente poco. Porca miseria. Prossima partita cerco di farla con la cattiva condotta, vediamo se è meglio. Il problema è che bisogna riprenderlo il martellino quando... finiamo la... quando lo lanciamo e facciamo la kill. Una volta ci sono riuscito a farla, è un buon risultato. Adesso vediamo, metto la cattiva condotta, che forse è più semplice anche a livello di gittata e cose buone, cose varie. Voglio cercare di farvi vedere almeno un'altra. Dai, eccolo. Oddio mio, come l'ho ucciso questo. No, spettacolo, dai. È finito, pugni brucianti. Il problema veramente è che dura pochissimo. Dura 4 secondi, quindi se non ce l'abbiamo accanto il nemico è veramente difficile riuscire a farlo. Vai subito. Ce l'avevo dietro. Infame. Sento gente che si spara, c'è un tipo accucciato, infame bastard. Ok. Vai l'altro. No, l'ho failato. Non ci credo mai. Un'altra volta l'ho failato. Che scandalo. Potevo farmi quasi la tripla qua. Vedete, appunto, il problema è questo. Non è facilissimo usare il martellino rispetto al coltellino, per esempio. Ce ne ho troppi. Non è morto. Eccolo, ce l'ho dietro. Vai. Sì, no, perché non sei morto? Vai un altro. Perché non muoiono? Allora, ne ho fatti 3 di fila, perché non sono morti questi? Porca miseria. Come ho fatto a farne 2? Allora, ci sto prendendo un attimino più la mano. Questa azione non so per quale motivo non me l'ha shottato. Però il secondo
ho fatto più danno. Non so se ci siano i danni di precisione. Potrebbe essere per quello che ho shootato quello di prima, oppure aveva meno vita. Non so. Dai. Oh cacchio. Questo l'ho failato. Ok, questo t'ho preso, eh. Subito un altro, subito un altro, subito un altro. È finito. Dura veramente pochissimo sto coso, quindi bisogna stare... bisogna essere rapidissimi. Cioè, sta parte avrei dovuto farne 4 di kill col martellino caricato. Non ho capito perché non me la date. Ok, 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 ok. No, l'ho lanciato a caso. Vabbè. Questo non mi ha pushato, se no l'avrei fatto. Ancora un minuto. Ok. Dov'è, 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 dov'è? È tardi. Sì, ciao. Ma non me l'ha ridato il martellino? Non è semplice comunque, ragazzi. Sembra semplice, ma non lo è per niente. Cioè, bisogna fare un botto di... cioè, bisogna essere velocissimi. Mirare bene, perché comunque il martellino non è semplice da lanciare. Non va troppo dritto. Questo coso, madonna, gli spacco la faccia. Ormai la vinco la rissa. Ok, questa sono riuscita anche a vincerla. Non ho ben capito per quale motivo non l'ha fatto. Probabilmente sono stato troppo lento. Comunque, avete visto che è una tattica divertente sicuramente, non facilissima da utilizzare, però se riuscite a incontrare gente abbastanza ravvicinata potrebbe esservi abbastanza utile. Comunque è una cosa ovviamente per divertirsi, non è che deve essere la tattica più forte del mondo. Quindi ragazzi, come ho detto all'inizio video, se questo tipo di video può piacervi, supportatela con un bel like. Io direi ragazzi che se il video vi è piaciuto lasciate like, commentate e condividete con tutti quelli che conoscete e che non conoscete, che c'è la tralissima. Seguici anche su Instagram, Facebook come ogni video. Vi lasciamo qua sotto in descrizione anche da bellissimo, nuovissimo, fantasticissimo sito. E detto questo, ci vediamo alla prossima. Ciao! E io sono Gaul, per la tua luce è mia.